Ciao Luca! Ciao! Eccolo, ciao ragazzi. Ciao, benvenuto. Benvenuto, Grazie grazie per essere con noi. mille. Grazie per Grazie a essere voi. Aspetta che abbasso un attimo il volume che vi ho tanto tanto forte. Bene. Ok, Sì, ci siamo. già abbiamo un tono di voce come sempre, non si capisce perché Andre noi è abbastanza esoso. Allora, Luca, benvenuto. Luca è qua per parlare, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, content creator, insomma, lo conoscete tutti, seguitissimo. E è qui con noi però per parlare di un programma che tratta d'amore. E io vorrei che Andrea ci dicesse qualcosina di più prima di farcelo raccontare proprio da Luca. Eh sì, insomma, il programma si intitola Are You the One Italia ed è presente, insomma, lo potete trovare su Paramount Plus, però anche su MTV e su Pluto TV. E Luca è il, diciamo, gran cerimoniere, no? In mezzo a queste coppie che si incontrano, si scontrano. Luca, spiegaci per chi ci sta seguendo cosa consiste questo programma che tu conduci. Allora, innanzitutto grazie per la presentazione, ragazzi. Are You the One Italia, innanzitutto sottolineo Italia perché è la prima edizione italiana di un format che nasce con MTV in America e ha fatto successo in tutto il mondo. Quindi questa è una roba che non tanti sanno e non conoscendo il programma non sanno poi di che cosa tratta. Ammetto con mio piacere, in realtà, che non lo conoscevo neanche io prima che mi venisse proposto il format. Sono andato a vedere due stagioni, me le sono completamente divorate, due stagioni americane, e ho subito deciso di lanciarmi in questo reality, che non è in realtà un vero e proprio reality solamente, è un dating game diverso dagli altri, perché i concorrenti, che sono 10 ragazzi e 10 ragazze, entrano in questa villa non solo per cercare l'amore, ma per riconoscerlo. Mi spiego. Loro prima, te lo spiego un po' meglio, perché diciamo che vedendolo è molto più semplice che spiegandolo, quindi anzi invito ad andarlo a vedere, siamo già con la terza puntata fuori su Paramount Plus, 3 di 10 perché la gente mi chiede a quanto arriveranno, quanto ancora dobbiamo aspettare. Allora, i ragazzi prima di entrare in villa vengono testati da questo pool di esperti che determina chi sarà per loro nella controparte. L'anima gemella. Quindi i ragazzi dovranno entrare in villa e non solo conoscersi, ma cercare ognuno di trovare la propria anima gemella. Se tutti e 20, quindi formeranno 10 coppie, 10 match perfetti, porteranno a casa un montepremi di 200.000 euro. Quindi c'è anche una componente non indifferente di, insomma, No, i soldi. di gioco. Questa in realtà va a creare delle dinamiche molto divertenti perché io all'interno del gioco posso decidere di conoscere una persona. Portare avanti questa conoscenza, ma a un certo punto potrei trovarmi di fronte al fatto che non è il mio match perfetto, perché ci sono dei momenti in cui vengono testati e viene detto se effettivamente sono un match perfetto oppure no. In questo caso subentrano poi le dinamiche di gioco con gli altri concorrenti che cominciano a dire: sai che quello non è o quella non è il tuo match perfetto, cambia, perché se tu continui con questa conoscenza perdiamo tutti, quindi a un certo punto, siccome alla fine anche, cioè, insomma, i soldi, il mio denaro è L'interesse la di tutti. domanda, esattamente. E Quindi quindi dai, non è sono una stato sintetico. squadra, cioè è quasi un gioco collettivo, perché comunque bisogna portare a casa un montepremi e ci sono delle strategie sull'amore, in qualche modo, quindi cioè, è una roba anche molto sociologica, se vogliamo, si studia, Sì. guarda, si rimira l'amore per capire se c'è qualcosa che può diventarlo veramente, giusto? Esattamente. E quindi è una cosa anche che è anche divertente perché si creano, come ti dicevo, delle dinamiche dove io, che ci tengo a sottolinearlo, non sapevo nemmeno quali fossero i match, vengo mandato all'interno della villa per aiutarli un po' in questa ricerca. Quindi il mio è un supporto sia esterno, quindi comunque di una persona che deve dare delle indicazioni, ma anche interno perché divento poi il primo, diciamo, tifoso per loro per trovare questi match, pur come dicevo, non sapendoli. Quindi mi trovo in mezzo a delle dinamiche in cui ero sicuro qualcuno almeno avesse trovato il proprio match. Poi quando scopro che non è match, io stesso rimango un attimo No, spiazzato, sei un po' diciamo così. consulente sentimentale, diciamo anche, no? Cioè, possiamo chiamarlo così.
Dai, sì, mi sono divertito a fare anche un po' da fratello maggiore, diciamo così. Andrea, qua ci sono un sacco di domande che magari leggiamo dopo, però io vorrei Sì. darti le domande, ti do la palla, è quello che di solito fa le domande più. Vediamo cosa tirerai fuori, prepariamoci. Beh, insomma, già così proprio per farmi amare da Luca direttamente. No, Vai. senti, la domanda che ti volevo fare è questa, insomma, diciamo che questo tuo progetto lavorativo è importante, insomma, ti vede in prima linea assolutamente e combacia un po' anche, abbiamo visto tutte le tue stories, chiaramente i messaggi di affetto anche con Valentina, la tua ex, dove avete raccontato anche un aneddoto importante che riguarda chiaramente Are You the One Italia, no? Cioè, nel senso che la telefonata tu l'hai ricevuta, tra l'altro, in una circostanza molto particolare, no? Eravate comunque insieme ed è stata proprio lei a spingerti a buttarti in questa avventura. Confermi quanto avete Co detto? confermo che la decisione è stata presa al 50% da Valentina all'epoca e 50% dal mio manager. Diciamo che io ero nello 0%, perché io sono una persona che tende a prepararsi molto prima di comunque di lanciarsi in qualcosa. Sono molto riflessivo, molto razionale. Tante volte sono anche abbastanza irrazionale, però su una cosa che reputavo così grande. Non mi sentivo ancora, diciamo, all'altezza. Forse non mi sento ancora all'altezza, nel senso che so che la conduzione è un mestiere che va coltivato, per cui va studiato molto. Quindi comunque sia un po' Nicola, che saluto, spero sia collegato, un po' Valentina, che non credo sia collegata, ma che saluto comunque, diciamo, mi hanno aiutato a credere un po' in questo progetto. Quindi poi, come vi dicevo, mi sono divorato queste due Stagioni. edizioni, esatto, queste due stagioni dell'edizione americana, ho detto, ma sai cosa? Ma proviamoci. Ci provo, esatto, male che vada, mi sarò fatto comunque un mese alle Canarie, mi sarò anche divertito, cosa che è stata, mi sono molto divertito, sono molto soddisfatto poi di come sono andate le cose. Magari anticipo anche una tua domanda perché comunque sei partito largo, quindi sì, ha Vabbè, comportato sempre con anche. l'educazione, ovviamente, no? Certo, dicevo, ha comportato anche poi delle scelte di vita che Certo. sono andate, diciamo, ognuna per la sua strada, perché come io ho il mio lavoro e ho aggiunto anche questa componente, Valentina ha il suo lavoro, ha il suo brand, quindi ha anche lei tante cose a cui pensare, poi a un certo punto ci siamo trovati poi diciamo, ad un punto in cui probabilmente non riuscivamo più a matchare tutto il resto, a proposito di match, usiamo anche le parole che mi hanno detto di usare da Paramount Plus, che salutiamo anche loro, insomma. Perfetto, Può però rimanere amici dopo un rapporto così bello, così lungo? Cioè c'è stima e c'è evidentemente anche voglia di sostenersi, mi pare di poterlo dire, ecco. cioè, beh, diciamo che io e Vale siamo cresciuti insieme laddove ancora niente di tutto questo era delineato, quindi ci siamo conosciuti ben prima di Instagram, del grande mondo di Instagram, quindi ci siamo sempre supportati e chiaramente l'affetto, il supporto non mancheranno mai, questo è indubbio. E questo quindi. ragazzi, quindi insomma anche se le cose poi sentimentalmente sono diverse, nella vita si ha sempre qualcuno su cui contare, no? Dopo una storia importante, che non è male. Invece sull'amore, Are You the One, che cosa ti ha insegnato? Ti ha insegnato qualcosa? Cioè, c'hai dei trucchetti che adesso che hai fatto quello tirerai fuori al momento opportuno? Alla grande. Lo so. Allora, mi ha insegnato, la prendo larga. Quando mi fidanzai all'epoca avevo 20 anni, quindi comunque sia si parla di un'era geologica fa, non esistevano queste dating app, non esistevano gli swipe destra, sinistra, tutte queste robe qua. Quindi comunque sia io ero ancora, diciamo, Alla nell'era an vecchia, diciamo. analogica, esattamente. Cosa che in realtà supporto e sostengo tuttora, diciamo che io sono un inguaribile romantico e non mi fido molto di un match deciso da un destra e sinistra. Dai ragazzi ho imparato, e soprattutto anzi vi dirò, dalle ragazze ho imparato la sottilissima arte del cacciare in una maniera spietata, perché io, per come sono fatto io, non mi vedo all'interno di una villa a, diciamo, dover
a tutti i costi conoscere qualcuno, avendo anche il tempo contatto, quindi entra e trova subito il prima possibile la tua persona. Quindi certo. Ho visto delle scene veramente aggressive, passatemi il termine, e quindi quella è una cosa che ho imparato, diciamo che ho conosciuto, non so se ho imparato nel senso che sfrutterò, perché come dicevo non sono proprio questo cacciatore seriale, vai, diciamo. Vabbè, insomma, però ce lo puoi dire, insomma, nella normalità anche tu analogica, cosa fai per conquistare? Punti sulla tua simpatia, punti sul... cioè, generalmente... No, niente, non lo sai. No comment. Ah, non ce lo vuole dire, Claudia. No. Andrea, giudicare dai commenti basta che sta fermo, cioè, non è che deve fare... Adesso... Invece non li sto no, leggendo, non li sto leggendo. Sembrerebbe che basta pochissimo, poi magari ci sbagliamo, però ecco i commenti, poi te li rivedrai e secondo me c'è. Ecco, qua per esempio c'è un commento che dice che sei un mangio seriale, però Luca, diciamo che oltre a essere mangio c'è di più, cioè, vendiamoci anche un po'. Non è un commento, questo è il commento perché sono le bimbe, sono due ragazze che adoro, che mi accompagnano ormai dai tempi del Covid dai. e no, voglio molto bene. Loro penso che potrebbero scrivere una roba del genere anche se avessi risposto infangato, messo proprio male, male. Loro sono patologiche, no? Però li voglio un sacco bene. No, trattatemi bene, ragazzi, non sto leggendo, poi leggerò, trattatemi bene. Ma ti stanno trattando benissimo. Quindi è diventato anche lei un amore per te, cioè questa esperienza ti porta a credere di voler crescere, di voler fare ancora esperimenti, programmi, poi sperimenti un tubo, perché qua si parla di un format importante e di un Certo. format molto importante. Quindi ecco, continuerai. Ti dico la verità, me lo auguro, nel senso che, come vi dicevo, è una cosa che non avevo valutato prima, nella quale mi sono un po' ritrovato e nella quale mi sono trovato a mio agio, mi è piaciuto molto. E quindi, sai, quando uno nasce sui social, a un certo punto deve fare anche un po' i conti con il what's next, quindi cosa farò da grande, come ti vedi tra 5 anni. E potrebbe essere comunque una delle strade che mi piacerebbe percorrere, perché no? In realtà poi non spoilerò, però stiamo sempre con Nicola che mi accompagna ormai da tempo e che mi supporta sempre, stiamo vagliando anche delle proposte, quindi non si sa, non posso dire nulla, mi uccideranno per questo, però Maria, è va bene così. generoso. Faremo una petizione per salvarti, non ti ucciderà nessuno. Siamo già con questi che ci seguono, sei salvo, sei tranquillo, non Oh. succederà niente. Senti Il mio Claudia, esercito. siamo anche addirittura all'arrivo con questo incontro con Luca e sono molto contento che lui sia qua perché, e lo dicevo anche a Claudia, ora Luca ti faccio la domanda, arrivi un po' a fagiolo anche nel discorso che tu hai detto prima, no? Cioè del fatto di vedere dopo cosa succede oltre i social. Si sta parlando molto in questi giorni di quello che viene definito il quiet quitting, ossia l'abbandono silenzioso dei social. Ci sono molti content creator che si stanno dimettendo perché i social, tra virgolette, sono diventati più tossici di un ufficio. In particolare è stata intervistata Emma Chamberlain, che è una delle prime star di YouTube, ha soli 21 anni, e dice appunto, la quale ha detto: ho visto persone venire distrutte su internet, è un posto spaventoso in cui esistere. Luca, cosa pensi di questo fenomeno che si sta verificando, che è molto importante anche? Allora, diciamo che secondo me il vivere solo sui social può portare poi a questo fenomeno che conosco da vicino. Fortunatamente magari non solo su di me, nel senso può essere una componente, ma sono lontano dall'abbandonare i social per questo motivo, soprattutto perché poi anche sui social ho tante persone che mi vogliono bene, quindi lo trovo anche proprio una comfort zone e mi trovo bene. Quello che vi dicevo è che secondo me la vita va impostata laddove i social poi diventino un lavoro. Tu parlavi di ufficio. Secondo me il pro, diciamo, una cosa positiva dell'ufficio è che tu alle 5, alle 6, alle 7 timbri il cartellino, chiudi il computer e vai là fuori. Quando vivi sui social questo tante volte non succede, devi essere un po' bravo tu ad avere un appoggio, diciamo, esterno. Come vi dicevo, per tanti anni ho avuto a mio fianco una persona che aveva lo stesso onere ed onore,
ci supportavamo in questo modo. Da quando poi comunque sia le strade si sono separate, io ho la fortuna di avere amici a cui voglio un bene dell'anima. La mia stessa agenzia che mi supporta, che dovrebbe lavorare con me fondamentalmente, ma e qui torno a citare Nicola, mi è stato molto vicino in un periodo che magari non è stato neanche semplice, e la famiglia. Secondo me, quando tu hai le radici solide, fondamentalmente sui social puoi riversare tanta anche positività. Mi rendo conto che ora sui social c'è anche tanto, tanta pesantezza. Ci sono contenuti molto leggeri, molto frivoli e contenuti molto pesanti. Secondo me, bisogna trovare un punto d'incontro, e a me piace anche fare un po' quello che è. Oh mio Dio, e non mi ricordo quale sia la crasi. Comunque, educazione entertainment, tipo eduntainment, qualche roba del genere. Sì. E a me questo piace perché quando, per esempio, faccio dei viaggi, è vero che non stacco mai il telefono, quindi comunque sia non riesco a uscire dai social, ma cerco comunque di portare con me le persone che mi seguono. E questo mi aiuta anche a rimanere non assorbito, ma a divertirmi anche in quello che faccio, insomma. Comunque, Luca, quello che tu stai dicendo, correggimi se sbaglio, è il fatto che una volta che tu sei uscito da un sistema di social H24, no? Se tu non avessi avuto l'appoggio di Nicola, dei tuoi amici, eccetera, eccetera, avresti avuto problemi? Cioè, nel senso, hai avvertito questa cosa? Sai, quando esci pubblicamente con una notizia, quindi una rottura, è normale che tante persone ti sovrastino con i loro messaggi. In quel momento, staccare il telefono e avere delle persone con cui bere delle grandi birre, detto proprio in sincerità, aiuta molto. Quando sei una persona che riversa tutta la propria personalità e si appoggia solo sui social, rischi che nel momento in cui il social diventa tossico, come dici tu, non hai una via di scampo, una via di uscita. Quindi sì, avere degli appoggi esterni ai social aiuta tanto. A Ragazzi, te aiuta. visto che state seguendo in tanti, chi meglio di un content creator come Luca Vezzil può dirvelo? È importante mantenere il piede saldamente attaccato anche alla parte reale, perché poi ce n'è un grande bisogno a un certo punto, e quindi insomma diventa fondamentale. Detto questo, are you the one, Luca? Oh, vai, arriviamo al dunque. Sì, Dai, salutiamoci ricordando il programma, la piattaforma, Andrea, che è Paramount Paramount Plus, sì, esatto, ma Plus. non solo, c'è anche appunto MTV, chiaramente su Sky e Pluto TV. E Luca è lì, sono 10 puntate, le prime tre sono già disponibili e continueremo così. Come già ci ha spoilerato, il buon Nicola che ci sta seguendo, citato spesso in questa diretta, starà tremando, lo rivedremo presto da qualche parte, chissà, forse sì, forse no, forse più sì che no, insomma. Questo programma sull'amore, ma veramente non convenzionale, insomma, dalla descrizione che c'è molto, molto da vedere. Ragazzi, guardatelo e torno a trovare. Ciao a tutti. Grazie mille ragazzi. Ciao, Ciao. grazie a te, Ciao a grazie a tutti, buona tutti. serata. Ciao Ciao. anche a te, ciao. Ciao.